I sindacati CGIL e UIL hanno proclamato lo sciopero di 2 ore nella giornata, promuovendo in tutti i territori, in tutti i cantieri, in tutte le aziende iniziative di mobilitazione e di sensibilizzazione. La manifestazione regionale si è svolta a Teramo, provincia in cui è originario uno dei lavoratori deceduti nel crollo di Firenze e dove anche ieri si è verificato l'ennesimo grave incidente. Noi facciamo questo presidio perché chiediamo con forza alle istituzioni che la questione della sicurezza sul lavoro diventi una priorità nazionale. Ed oggi non è così. Se pensiamo che le dotazioni organiche degli ispettori del lavoro sono scoperte da anni, mancano migliaia di ispettori e non si ricoprono, capiamo come c'è disinteresse su questa materia. Non è più accettabile. In Abruzzo sono morte nel 2023 36 persone, 3 persone al mese, quindi è una strage. A livello nazionale, ci sono state oltre 1.000 vittime nel 2023. E 500, oltre 500.000 incidenti sul lavoro. Ecco, una priorità e si può fare davvero tanto. Non è vero che non si può fare nulla, non è vero che è una fatalità ciò che sta accadendo. Tra le province, quella con il maggior numero di infortuni sul lavoro è Chieti, con il 31% del totale regionale, seguita da Teramo con il 29%, Pescara con il 21% e L'Aquila con il 19%. Basta questa strage, abbiamo perso 1.044 lavoratori nel 2023, 31 lavoratori in questa regione. Questa è una regione che paga un prezzo altissimo sulla sicurezza sul lavoro. È ora di dire basta a queste morti, è ora di mettere la sicurezza sul lavoro al primo punto dell'agenda del governo, delle istituzioni locali e regionali, e per quello che riguarda il sindacato deve essere un elemento primario nelle rivendicazioni alle nostre naturali controparti. Al presidio ha preso parte anche il candidato alla presidenza regionale, Luciano D'Amico. Cosa può fare la politica proprio per cercare di fermare le morti sul lavoro e gli incidenti sul lavoro? Prevenzione è una grande prevenzione, è un'attività di controllo continua. Gli incidenti sul lavoro sono la negazione del diritto essenziale, che è il diritto, prima ancora che al lavoro, il diritto alla vita, e quindi bisogna assolutamente impegnarsi perché si possano creare quelle condizioni di sicurezza del lavoro e nel lavoro. È l'imperativo che anche nella regione Abruzzo vorremmo darci.